Allora, abbiamo deciso di, diciamo, segnalare un racconto tra quelli dei ragazzi, dei più giovani, e abbiamo scelto Mania. Dov'è l'autore? Eccolo lì. No, non abbiamo i Voi nomi non degli avete i nomi degli autori, autori, quindi avete solo i non. titoli. Ciao, bravo. E ti leggo la motivazione. Che cosa fanno le parole? Fanno male, fanno bene, fanno le guerre e fanno la pace. Questa è la storia della parola libertà, con una scrittura accademica che però sa fotografare un tempo passato e inafferrabile. Questo racconto riflette sulla necessità di vigilare sul significato delle parole. Complimenti, bravo. Vuoi aggiungere qualcosa? Ma direi che non c'è più o meno nulla da aggiungere. Sei contento? Ti aspettavi di avere una menzione per la. No, ecco, come dicevo prima, poi che non me Sai, sono i fuochi l'aspettavo. d'artificio questi. Sì. Esatto, Grazie teatrismo perfetto. mille. Grazie mille. Di niente, no, la si. Assolutamente sì, vai. Com'è che ti chiami? Daniele, Daniele. Zampetti. E a me ha colpito molto, davvero, Mania. E, soprattutto il finale. Io, e lo so che se può sembrare paradossale, però io del finale ho colto l'intenzione sottesa, non esattamente, precisamente, come forse tu stesso. Sì, Ok. Penso che sia una grandissima cosa, nel senso che siccome quell'intenzione è una cosa grossa, ma proprio grossa, è proprio una cosa enorme, è meglio non dire troppo. quando mi riferivo al fatto non so di cosa parla, è perché quello di cui volevo parlare non l'ho scritto, perché penso che sia uno dei caratteri che apprezzo di più in quello che leggo, di non trovare scritto quello che voglio che l'autore mi dica. E in generale, quindi, quello che volevo intendere non l'ho scritto. Paradossalmente, se qualcuno ha capito o pensa di aver capito, perché poi è un'interpretazione soggettiva, che cosa volessi intendere, per me è comunque più grande dei successi. Sì, nel cinema si direbbe che molto spesso è molto più forte il fuoricampo che il campo, cioè quello che c'è fuori campo, cioè quello che non si vede, se tu lo sottrai ma lo accenni, è molto più forte che quello che fai vedere, e l'ho trovato davvero molto interessante, sia la riflessione in sé sia questa conclusione. Che poi è il fulcro del Sì, racconto, sì. esatto. Quasi tutto il resto è in funzione della conclusione. Sai che Laurie Anderson ha scritto una canzone che si chiama Language is a Virus. Non la conoscevo. È una delle più grandi Quella autrici del mondo. penso sia collegata, E beh, come insomma. E titolo almeno. beh, sì, al tuo, certo. Grazie mille, ancora complimenti. Aspetta, devi prendere. No, strumentizzare il microfono. In realtà premia Eustachio Nicoletti, segretario della CGIL di Matera. Eustachio. Ecco. Grazie. 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 Graz